Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Gioele Lauro e nel video di oggi parleremo della nuova versione di ET Engineering Tools 3.0. ET Engineering Tools 3.0 è una raccolta di moduli di calcolo indipendenti dedicati all'analisi degli elementi strutturali. La nuova versione 3.0, oltre a essere stata aggiornata alle norme tecniche per le costruzioni e alla circolare 2019, presenta un ambiente completamente riorganizzato, che consente al progettista di avere il controllo di tutto il lavoro con un unico colpo d'occhio. Attraverso l'implementazione della tecnologia Click and Work è stato possibile ottenere un netto miglioramento della velocità di utilizzo e della facilità di apprendimento. Il risultato è quindi un ambiente intuitivo, semplice, completo e performante. Nella schermata iniziale è possibile creare un nuovo lavoro o aprire un lavoro esistente. Il concetto di lavoro è stato ripensato e indica il raggruppamento di più calcoli appartenenti a una determinata pratica o intervento. Sarà così ancora più facile e intuitivo organizzare, archiviare e gestire l'intero progetto. L'ambiente principale è suddiviso in due aree. Nella prima sono presenti i comandi per la gestione dei calcoli. La seconda permette la visualizzazione dell'anteprima della relazione che ET 3.0 crea in automatico al termine di ogni calcolo. Entrambe le finestre sono massimizzabili per migliorare e rendere più agevole la loro consultazione. Dalla versione 3.0 è stata introdotta la possibilità di utilizzare in ogni calcolo unità di misura e precisioni definite dall'utente. Per avviare un nuovo calcolo è sufficiente cliccare nel menu a scomparsa il tipo di calcolo che si vuole effettuare. Si apre quindi la finestra corrispondente. Al termine del calcolo verrà creata la relativa scheda che sarà visibile nell'ambiente principale. In verde, infine, sono indicate le funzioni che possono essere utilizzate gratuitamente. Analizziamo ora i singoli moduli, descrivendo con degli esempi pratici le funzioni implementate. Il modulo analisi dei carichi permette al progettista di valutare le azioni agenti sulla struttura prodotte dai carichi agenti sul solaio, dal vento, dalla neve, il calcolo delle azioni sismiche di piano secondo l'analisi statica equivalente e il calcolo delle azioni sismiche sui serbatoi. Analizziamo come primo esempio le funzioni per il calcolo delle azioni del vento. L'ambiente è strutturato in 8 schede che permettono di calcolare l'azione del vento su tutti i tipi di strutture previsti dalla normativa. Nella prima scheda vengono impostati i parametri generali di calcolo. Deve essere impostata l'ubicazione geografica e l'altitudine del sito in esame. In funzione di questi dati verrà quindi calcolata la velocità di riferimento. Devono infine essere determinati i coefficienti di attrito, il coefficiente dinamico, di esposizione e la densità dell'aria. Per quanto riguarda i casi di pareti, coperture e coperture miste, l'interfaccia è organizzata in tre sezioni principali: dati geometrici, distribuzione delle aperture e risultati. Per il calcolo della pressione agenti sulle pareti di un edificio a pianta rettangolare, inserisco i dati geometrici dell'edificio e l'intervallo di calcolo. Successivamente seleziono la configurazione delle aperture tra le quattro proposte della normativa. I risultati sono divisi in valori globali e locali e in funzione della posizione della parete rispetto alla direzione del vento, quindi sopravento, sottovento o laterale. Il calcolo delle coperture è organizzato in modo analogo al precedente. In funzione del tipo di copertura vengono richiesti differenti dati e input. Supponendo una copertura a doppia falda, inserisco la direzione del vento espressa in gradi di inclinazione e i dati geometrici. Infine, determino la configurazione dell'apertura ed eseguo il calcolo. La gestione dei risultati è analoga al caso precedente.
caso particolare di coperture multiple, il calcolo varia a seconda della configurazione considerata tra le quattro proposte dalle nuove norme tecniche. Prendiamo ad esempio il tipo di copertura a caso A. Il calcolo avviene riducendo i coefficienti di pressione della copertura a falda singola e doppia di un valore opportuno in funzione della posizione del tratto di copertura considerato. Conseguentemente, i risultati delle coperture multiple possono essere ulteriormente filtrati in funzione del tratto considerato. Per gli edifici a pianta circolare, i dati geometrici richiesti sono l'altezza da terra della base, l'altezza del piano di gronda, il diametro dell'edificio e l'intervallo di calcolo. È possibile scegliere di calcolare anche la pressione del vento agente su un'ipotetica copertura sferica, indicandone l'altezza massima e il relativo intervallo di calcolo. Per la parete, viene calcolato il valore della pressione ogni 5 gradi di inclinazione dal punto di incidenza fino al punto diametralmente opposto. Per le tettoie, l'azione del vento viene schematizzata attraverso una forza ortogonale al piano di ciascuna falda agente a una distanza pari a un quarto della sua lunghezza. È necessario scegliere il tipo di tettoia, singola, doppia o multipla, inserire il grado di bloccaggio, che può variare da 0 a 1, e infine i dati geometrici della tettoia. Vengono calcolati i valori positivi e negativi della forza agente. Per travi ad anima piena e reticolare, data la configurazione geometrica del caso, viene calcolata la pressione agente su una trave o su più travi parallele poste a una certa distanza tra loro. Vengono richieste due diverse superfici della sezione per considerare il caso di sezione scatolare. Nel caso di torri e pali a traliccio, in funzione della forma della sezione degli elementi e dell'altezza netta, il calcolo restituisce le azioni agenti. Ipotizziamo un traliccio di forma rettangolare composto da elementi a sezione cilindrica. Per ogni intervallo di calcolo è riportata l'azione di insieme agente, l'azione tangenziale, l'azione agente lungo la bisettrice dell'angolo formata dai due lati della struttura. Uscendo dall'ambiente di calcolo, ET3.0 crea una relazione dove vengono riportati i dati inseriti, la procedura di calcolo seguita e i risultati con i relativi riferimenti normativi e bibliografici. Analizziamo ora le funzioni per il calcolo del carico della neve. Il calcolo viene effettuato partendo dal carico neve al suolo caratteristico. Questo può essere inserito manualmente o ricavato in funzione della zona e dell'altitudine del sito in esame. Supponiamo che l'edificio si trovi in provincia di Torino a una quota di circa 700 metri. Successivamente vengono richiesti il coefficiente di esposizione, il coefficiente termico e il peso per unità di volume della neve. Infine, è necessario selezionare il tipo di copertura. Supponiamo di considerare una copertura a due falde, senza la presenza di parapetti e con pendenza di 30 gradi. Vengono in questo modo calcolati i carichi agenti sulla copertura. La seconda scheda è dedicata al calcolo degli effetti locali previsti dalla normativa. L'effetto locale dovuto a sporgenza effettua il calcolo dei carichi causati da accumuli di neve dovuti alla presenza di parapetti o altre sporgenze su coperture piane. Neve aggettante dal bordo di una copertura calcola l'azione della neve sospesa oltre il bordo di copertura a sbalzo sulla muratura di facciata. Infine, carico neve su protezioni o altri ostacoli
permette di calcolare l'azione statica impressa da una massa di neve che scivola su una barriera paraneve o un altro ostacolo. In uscita viene visualizzata automaticamente la relazione di calcolo. Il modulo successivo, verifiche CA, permette la verifica di travi e pilastri in calcestruzzo armato. In particolare, la funzione CLS in opera effettua il calcolo della resistenza media del calcestruzzo in opera. La funzione taglio esegue il calcolo del taglio resistente massimo per travi, travetti e pilastri. La funzione flessione presso flessione esegue la verifica allo stato limite ultimo su travi e pilastri per flessione presso flessione deviata di sezioni in cemento armato. La funzione infine fessurazione calcola i momenti di prima fessurazione della trave e determina lo stato tensionale all'interno della sezione. Il terzo modulo, rinforzi strutture CA, permette la verifica di travi e pilastri in cemento armato rinforzati con acciaio o FRP. È possibile effettuare la verifica del rinforzo a flessione, presso flessione, taglio. Vediamo ora un esempio pratico di progetto e verifica di un rinforzo presso flessione. La funzione permette di calcolare la resistenza presso flessione di un pilastro rinforzato mediante cerchiatura e rinforzo a flessione, come definito nella circolare 2019 e nella CNR 200 del 2013. Nella parte sinistra dell'ambiente di lavoro è possibile definire la sezione, l'armatura del pilastro e se eseguire il calcolo a presso flessione retta o deviata. La parte centrale, invece, è costituita dall'immagine che indica il tipo di rinforzo e i coefficienti parziali utilizzati per il calcolo. Nella parte destra, infine, è possibile definire il tipo di rinforzo longitudinale e cerchiatura. Inoltre, nella parte bassa, è presente la tabella dove inserire, per ogni combinazione, il valore di sforzo normale e momento agente sull'elemento. Nella maschera dei materiali è possibile definire il fattore di confidenza e i materiali utilizzati per il calcolo. Procediamo ora con l'inserimento dei dati per la verifica di un pilastro 30x30 armato con 8F14 soggetto a presso flessione retta. Effettuiamo in prima battuta la verifica della sezione in calcestruzzo in assenza di rinforzo. Inseriti i dati di input e controllato che i dati dei materiali e delle combinazioni siano corretti, è possibile effettuare il calcolo. A supporto dei risultati è possibile vedere il diagramma di dominio di interazione MN e verificare che la combinazione sia interna o esterna ad esso. La prima combinazione vediamo essere esterna al dominio e la sezione non risulta quindi verificata. Inseriamo così un rinforzo in FRP, costituito da una lamina in fibra di carbonio avente spessore equivalente pari a 0,2 mm. Inseriamo una cerchiatura FRP con fasciatura continua, un raggio di arrotondamento pari a 25 mm e due strati di fibra. Eseguendo il calcolo, possiamo valutare il contributo della cerchiatura e nel diagramma MN confrontare le due curve. In uscita visualizziamo la relazione di calcolo. Analizziamo ora un esempio di rinforzo a taglio di una trave rettangolare. La funzione rinforzo taglio FRP consente il calcolo della resistenza taglio di un elemento in calcestruzzo rinforzato mediante fasciatura come definito nella CNR 200 del 2013. Per il calcolo è necessario definire la geometria della sezione, il tipo di calcolo, la disposizione dell'armatura e dell'eventuale rinforzo FRP. Come per la verifica del rinforzo presso flessione, nella maschera dei materiali
è possibile definire il fattore di confidenza e le caratteristiche dei materiali utilizzati nel calcolo. Inseriamo quindi i dati richiesti. A supporto dell'inserimento dei dati, l'immagine a destra della sezione si aggiorna automaticamente in funzione delle dimensioni dell'elemento e della disposizione dell'armatura longitudinale. Inseriamo quindi i dati dell'armatura trasversale e in un primo momento escludiamo dal calcolo il contributo del rinforzo FRP. Novità della suite ET 3.0 è la possibilità di inserire dati nelle tabelle, ad esempio la tabella delle azioni, con un semplice copia e incolla da un file di testo, foglio di calcolo o programma di calcolo strutturale come AxisVM. In questo caso copiamo i dati delle azioni da un foglio di Excel, dove abbiamo riportato due differenti combinazioni. Procedendo con il calcolo, possiamo vedere come per una combinazione i valori di resistenza al taglio non siano verificati. Inseriamo quindi un rinforzo FRP. Dalla maschera dei materiali possiamo definire e selezionare un rinforzo in carbonio avente spessore equivalente 0,2 mm. Applichiamo quindi un rinforzo FRP con disposizione AU, fibre inclinate di 45 gradi per due strati, in modo da ottenere uno spessore equivalente di 0,4 mm. Dalla tabella delle azioni è quindi possibile vedere il contributo del rinforzo nella resistenza al taglio. In uscita visualizziamo la relazione di calcolo. Il quarto modulo, rinforzi murature, permette la verifica e il progetto dei principali interventi sulla muratura. Le funzioni di calcolo si dividono quindi in verifica a flessione e deformazione di un architrave in acciaio, verifica a flessione di un architrave in muratura, verifica e progetto di un sistema di ancoraggi in muratura, verifica e progetto di aperture in una parete muraria con cerchiature in acciaio o calcestruzzo armato. Analizziamo ora un esempio di calcolo delle funzioni aperture. La finestra del programma comprende due differenti ambienti, stato di fatto e stato di progetto. Tra le due fasi viene effettuato il confronto rispetto alla variazione di resistenza, rigidezza, lavoro di deformazione. Per procedere con il calcolo è necessario definire i materiali. È possibile quindi inserire le caratteristiche della muratura ed eventualmente dell'acciaio e del calcestruzzo. Inseriamo un nome per l'armatura in modo che possa essere riconosciuto in maniera univoca in tutto il progetto. I valori caratteristici dei materiali possono essere scelti tra quelli proposti dalla normativa oppure inseriti manualmente. Successivamente, è possibile accedere all'ambiente di definizione della parete. Nello stato di fatto modifichiamo quindi le dimensioni proposte di default. Spostandoci nello stato di progetto, inseriamo un'apertura. Uscendo dall'ambiente grafico, possiamo eseguire un primo calcolo per valutare il comportamento della parete e confrontare lo stato di fatto con quello di progetto. La verifica non è soddisfatta. Inseriamo quindi una nuova cerchiatura. Con un clic nell'apposita tabella possiamo aggiungere una cerchiatura in acciaio andando a definire il nome e il profilo da utilizzare.
Nell'ambiente di definizione parete, associamo la cerchiatura all'apertura. Effettuando nuovamente il calcolo, valutiamo la differenza di comportamento. La verifica è soddisfatta se nello stato di progetto ho un incremento della resistenza nella parete. In uscita, visualizziamo la relazione di calcolo. Il modulo elementi secondari permette la verifica degli elementi secondari dal punto di vista sismico. Gli elementi verificati in questo modulo sono tamponamenti, trave isolata, solai in legno e solai con putrelle. Per i tamponamenti, la funzione esegue la verifica di resistenza e cinematica sui tamponamenti esterni sottoposti all'azione del sisma secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le novità introdotte con la nuova versione di ET riguardano il calcolo del momento sollecitante, ora valutato utilizzando formule e coefficienti definiti da Richard Barré per il calcolo di lastre e piastre. L'ambiente di calcolo richiede l'inserimento delle caratteristiche del sisma per il calcolo del carico agente fuori piano. Successivamente è possibile definire le caratteristiche del pannello, con la possibilità di considerare sia un carico verticale agente sulla sommità del tamponamento, sia un carico aggiuntivo fuori piano che andrà sommato al carico agente calcolato a partire dall'accelerazione massima al suolo. La definizione della configurazione dei vincoli rispetta le convenzioni grafiche definite da Barré. Il programma esegue quindi una verifica cinematica o di resistenza in funzione del tipo di collasso permesso dai vincoli. Secondo quanto previsto dalla normativa, viene calcolato il valore di carico agente e il valore corrispondente di momento sollecitante. Come le altre funzioni, in uscita dal calcolo viene generata in automatico la relazione. Il modulo Ognuno in legno permette la verifica di collegamenti in legno tradizionali o meccanici tramite connettori metallici a gambo cilindrico. Il modulo comprende due funzioni. La prima, carpenteria, permette la verifica dei collegamenti in legno realizzati mediante lavorazioni della superficie di contatto. La seconda, chiodi, viti e bulloni, permette di verificare le unioni realizzate mediante connettori a gambo cilindrico secondo i criteri stabiliti dalla CNR 206 del 2018. Il modulo report è gratuito e consente la compilazione di relazioni riguardanti i materiali e i piani di manutenzione. Le relazioni vengono salvate in formato RTF in modo che possano essere modificate e completate dall'utente. Il modulo fuoco esegue l'analisi termica di sezioni in cemento armato in condizioni di incendio. In particolare si distinguono due funzioni, rispettivamente per la verifica a flessione e a pressoflessione deviata, secondo quanto prescritto dalle NTC 2018 e dall'Eurocodice. Il modulo geotecnica comprende due funzioni. La prima, partendo dalla configurazione geometrica delle fondazioni e della stratigrafia del terreno, effettua il calcolo della costante di Winkler e della capacità portante della fondazione. La seconda funzione riguarda il calcolo della portata di base e laterale dei pali secondo diverse metodologie di calcolo. Il modulo Unioni acciaio è composto da un'unica funzione in grado di calcolare le tensioni dei cordoni di saldatura ed effettuare la verifica dell'unione in acciaio in funzione del tipo di sezione e saldatura. Analizziamo un esempio di verifica dell'unione in acciaio. L'ambiente di lavoro è organizzato in tre schede per verificare gli elementi saldati parallelamente, perpendicolarmente e per le sezioni saldate. Ipotizzando di dover verificare una saldatura su elementi perpendicolari, impostiamo nella seconda scheda il tipo d'acciaio. Definiamo inoltre il coefficiente di sicurezza e le dimensioni della sezione.
un clic sul comando Cordoni è possibile definire le caratteristiche dimensionali della saldatura. Le immagini presenti aiutano nell'inserimento dei dati di input. Con il comando Sollecitazioni si apre una finestra che permette l'inserimento dei valori di sforzo normale, taglio e momento flettente. Con il comando Calcola viene eseguito il calcolo delle tensioni longitudinali e trasversali nei cordoni e la verifica di resistenza indicata nel capitolo 4 delle norme tecniche delle costruzioni. In uscita dal modulo visualizziamo la relazione tecnica. Per approfondimenti e per scaricare la demo del programma è possibile visitare il sito www.astadata.com. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.